Marche Endless Beauty, bellezza infinita, è il messaggio con cui la regione si è presentata a 65 buyer esteri provenienti da più di 15 paesi a Pesaro, dove si chiude la tre giorni di Buy Marche, l'evento internazionale in cui 150 tra tour operator e strutture ricettive della regione hanno incontrato i vettori stranieri per stringere relazioni commerciali e migliorare i numeri del turismo. Se quello italiano tiene, quello estero ha bisogno di una spinta in più, anche puntando sull'aeroporto reduce da problemi di gestione e di natura finanziaria. Una tappa raggiunta, quella dell'approvazione del concordato preventivo, ma la cosa fantastica è stata in questi due anni, con notizie drammatiche sull'aeroporto, tanti operatori di voli che si sono rivolti ad Air Dorica per crescere in termini di frequentazione. Noi abbiamo tanti motivi per avere questa infrastruttura, uno certamente che le imprese marchigiane vanno fuori, ma l'altro sono dei connettori naturali con i territori. I voli estivi, il potenziamento che c'è stato, le rotte verso i paesi baltici, ci dimostrano che nell'interesse per l'Italia c'è l'interesse anche per le Marche. Quest'anno abbiamo fatto la prima operazione di voli charter da Kiev, Vilnius e Riga. Verso Ancona abbiamo fatto più di 1500 arrivi che si sono soggiornati, fermati veramente nelle Marche, su tutta la costa, tutti i 180 chilometri da Gabice Mare fino a San Benedetto del Tronto, in tutte le strutture diverse, in diverse categorie, dal villaggio fino al 5 Stelle, l'entroterra con le corse di cucina, poi la caccia di tartufo, Urbino, Ascoli Piceno, con la degustazione di vino, cioè abbiamo creato un po' di emozioni e su questo stiamo lavorando per continuare anche l'anno prossimo. I numeri parlano di un quarto del turismo straniero legato alla nostra regione e è una stima questa che noi vogliamo sicuramente migliorare per il futuro, puntando intanto ai mercati di prossimità, dal mercato tedesco a quello anglosassone, per poi allargarci un po' al resto degli altri paesi.